Recensione di Funny Games del 1997 di Michael Haneke, o forse Michael Haneke, un certo austriaco. E il film è del 97 e non quello del 2007, sempre di Michael Haneke, che decide 10 anni dopo di fare un remake del film, secondo me non necessario, nonostante io non l'abbia visto quest'altro, perché questo del 97 è già un mezzo capolavoro, a mio avviso. Il film è un horror che vi consiglio, tra l'altro è anche su Amazon Prime attualmente, e magari non guardatelo da solo, se, da soli, se siete un po' suscettibili, perché è un horror che spaventa. E non ci sono jump scare, non è il classico horror, si distacca tanto dai classici horror, anzi sembra proprio che metta tutte le classiche regole degli horror, anche quelli un po' beceri, che troviamo sulle varie piattaforme, e le ribalti e quasi le neghi, come poi vi spiegherò in seguito. Il film parla, farò spoiler, quindi fermate il video se non l'avete visto perché vi rovinerebbe tutto il film e le sorprese varie. E il film parla di una famiglia che viene, una famiglia austriaca che normale, una madre, un padre e un bambino che si vogliono bene. E vanno a fare una vacanza in una casa, credo sia la loro, su un lago. Ecco, una famiglia benestante che viene rapita, anzi più che altro tenuta in ostaggio nella propria casa, e da questi pazzi, due ragazzi disadattati che dicono di aver subito traumi, ma poi allo stesso tempo lo negano, quindi non si sa bene il loro passato. E chiaramente ripresi da Kubrick, cioè sono degli approfondimenti dei personaggi di Arancia Meccanica di Kubrick. Il film di Kubrick è citato esplicitamente, infatti loro sono vestiti in maniera praticamente uguale ai personaggi di Arancia Meccanica, con guantini bianchi, tutti di bianco, eccetera. Il film appunto è un horror particolare che non punta allo spavento da un'apparizione improvvisa, ma ti fa terrorizzare e proprio provare le stesse emozioni che provavano gli ipotetici attori, ecco. E quindi il regista ce la mette tutta, anche quando la situazione sembra migliorare e quindi i due antagonisti se ne vanno e quindi la madre e il padre pensano di essere salvi, ecco, poi faranno ritorno per una fine tragica. E così prende in giro allo stesso modo lo spettatore e gli fa provare lo stesso sollievo che avevano provato loro nel sentirsi salvi anche a noi. Perché c'è una scena in cui la situazione si ribalta, la madre riesce a uccidere uno dei due ragazzi, ma poi l'altro con un telecomando ipotetico e riesce a riavvolgere il film indietro, ritornando alla situazione di prima e quindi evitando, non so se mi sono spiegato, di uccidere il cattivo. Quindi i due cattivi sono ancora vivi. E così lo spettatore è preso in giro, pensa, spera e pensa di essere a un punto di svolta per un lieto fine, e invece il lieto fine non c'è, il regista non te lo vuole dare, vuole farti provare questi stati e di angoscia. Ecco, ci riesce benissimo. La fotografia comunque è bellissima, ci sono questi laghi austriaci stupendi, i personaggi, le recitazioni sono perfette, soprattutto quella tutte, però soprattutto quella del cattivo che parla di più, che ha una dialettica imbattibile, pure la dialettica riesce a sottometterti. Quindi due cose ti sottomettono: la loro forza, perché essendo due giovani e contro un padre azzoppato subito e una madre, quindi più debole, più magra, e un bambino piccolo, la superiorità fisica era evidente fin dall'inizio, ma anche la superiorità nella dialettica li sottomette, perché loro ti pongono la questione in maniera tale che i personaggi fanno anche fatica a rispondere, li fanno quasi passare dalla parte del torto. A parole. Voler terrorizzare lo spettatore è evidente anche quando Paul, appunto il cattivo, è interpretato da un Arno Frisch, credo,
bravissimo, non so perché non abbia più fatto grandi film, e rompe la quarta parete, quindi si rivolge direttamente allo spettatore che è la vittima tanto quanto la famiglia dei soprusi di questi due ragazzi. Come detto all'inizio, l'horror rompe un po' tutte le regole dei classici horror odierni da quattro spicci che troviamo un po' dappertutto. E secondo me è apposta perché le rompe praticamente tutte. Ad esempio, nella scena di massima tensione, Paul chiede ad Anna, Paul il cattivo, chiede ad Anna, la madre, di spogliarsi, e quindi diciamo che lo spettatore si aspetterebbe la solita scena di nudo con questo corpo che nella massima tensione mischia un po' il sadomaso, il perverso, che è quello che poi cerca il pubblico. E invece il regista non glielo dà e non inquadra la madre nuda, ma inquadra solo il volto e quindi l'espressione. E questa cosa è bellissima, tanto che la inquadra nuda, ma dopo, quando la tensione si distoglie, apposta per dirti che l'ha fatta apposta, che non la voleva inquadrare quando tu lo volevi perché sei un perverso, ma la inquadra dopo, e solita scena un po' di tette che risolleva l'attenzione dello spettatore, che già comunque il film tiene alta. Un'altra scena è quella della preghiera, in cui sempre Paul dice ad Anna di recitare una preghiera al contrario, che è appunto ciò che lo spettatore, lo Dio, il profano, il sacrilego, tutto ciò che cerca. E invece la preghiera è recitata, no, a parte che non la recita poi al contrario, se non sbaglio. Ma in ogni caso è recitata soltanto come un'implorazione di farla finita, e forse a Paul, forse fra sé, ma totalmente scollegata da una divinità o da Dio, ecco. Quindi anche qui non, diciamo, delude appositamente lo spettatore. Bene, il video è finito, iscrivetevi al canale, la campanella, no, sto scherzando, non mi interessa, tipo 3 iscritti mi bastano, e passate una bella giornata, recuperate Funny Games, ma se siete suscettibili, magari in compagnia.